Con l'evento dei Severi, l'attività edilizia continuò instancabile. Settimio restaurò i palazzi imperiali sul Palatino. Mentre un'intera regione di Roma venne sconvolta dal sorgere delle terme dette in seguito di Caracalla. A difesa delle invasioni barbariche, l'imperatore Aureliano fece edificare 270-282 d.C. la cerchia di mura che porta il suo nome. Ancora oggi essa si erge imponente ai nostri occhi. Sotto l'impero di Diocleziano, 283-305 d.C., si instaurò una ripartizione dell'autorità fra quattro sovrani, la tetrarchia, e nei fatti Roma abdicò alla finzione di capitale unica dell'impero, un primato definitivamente perso con Costantino, che dopo aver battuto al Ponte Milvio sul Tevere 312 d.C. il rivale Massenzio, e dopo aver emanato l'editto di Milano di tolleranza del cristianesimo, proclamò Bisanzio capitale dell'impero dandole il suo nome. L'ultima importante realizzazione architettonica della Roma pagana è stata la Basilica di Costantino. Iniziata nel 312 da Massenzio, un'audace costruzione a tre navate che diventò un modello delle chiese rinascimentali. I templi pagani furono in seguito chiusi obbligatoriamente con editti successivi dell'imperatore Costanzo II, 350 e 361. Alcuni, cessato lo scrupolo di celebrare i nuovi culti nei templi delle vecchie divinità, vennero poi convertiti in chiese cristiane.